Ciao amici escursionisti, buongiorno. Volete vedere un panorama schifoso? Eccolo qui. Oh raga, qui piove già, stiamo partendo, dovremmo fare allora sto 16-13, vediamo. Che sarà tutto il giorno così e forse domattina, quindi a questo punto non so che cacchio faremo. Abbiamo preso l'acquazzone, però adesso si è aperta, sembra essersi aperta una finestra, quindi ci stiamo riprovando. Sentiero 215, poi prenderemo dei mezzi per Cortina. Siamo al passo tre croci, la fotocamera non si accende più. Bella raga, la camera si è ripresa con una nuova batteria. Aspettiamo il pullman alle 10, a Capozza. Cortina 10:41, mi sa che pigliamo il taxi perché il prossimo pullman per giù è alle mezzogiorno qualcosa, quindi ci stiamo rompendo i coglioni e vorremmo raggiungere comunque San Marco anche se sta piovendo adesso, come potete sentire. Raga, butta molto male, siamo al bar della stazione e ci stiamo facendo uno spritz. L'idea è aspettare le 12:40 per prendere il bus, torniamo a Pieve. Lì abbiamo la macchina e decidiamo cosa fare, perché ormai qui il tempo è veramente una merda, oggi e domani. A Giove Pluvio! Sia maledetto! Barista che ci ha dato il sacchetto di patatine intero. Guardate il pacchetto di patatine! Siamo rimasti qui a Cortina, abbiamo preso una stanzina. Assaggiamo un pizzino. Questa è la nostra stanzetta. Adesso valutiamo cosa fa stasera. Domani, se fa bello, possiamo raggiungere il San Marco e completare il percorso. Johnny Pix Washing. Fide raga, si è aperto il cielo. Ma che bello. Adesso dovremmo andare a fare l'aperitivo perché abbiamo già fame, per noi è ora di cena, sono le 5:30. Andremo al Molo di Cortina, in teoria, è un pub che fa gli hamburger e ci sono delle birre artigianali che sembrano molto interessanti. Tardissimo, sono addirittura 10:37 e non siamo ancora a dormire. Comunque, siamo in hotel, la nostra Milena ci abbandonerà domani. E noi abbiamo la possibilità di prendere un bus alle 9 qualcosa o mezzogiorno qualcosa per raggiungere la Capozza, che non è così ma mi piace chiamarlo così, e raggiungere San Marco e poi Galassi, che ti porta in città un sorso di Romagna. Mi dispiace che la giornata sia andata così, spero che il video sia stato interessante lo stesso. Buonanotte e bevete buona birra, sì. Cheers.